È un Molise che si conferma in zona rossa per quanto riguarda gli infortuni mortali sul lavoro. Si tratta del livello massimo di rischio, secondo gli ultimi dati INAIL elaborati dall'osservatorio Vega. Al netto degli infortuni in itinere, l'incidenza di morti bianche ogni milione di occupati si conferma infatti superiore alla media nazionale, facendo segnare in Molise il quarto valore più alto tra le regioni italiane. Tra gennaio e novembre 2023 sono stati 5 gli incidenti mortali sul lavoro, tutti registrati nella seconda parte dell'anno. 4 nella provincia di Campobasso, 1 in quella di Isernia. Numeri che vanno a implementare quel dato che a livello nazionale parla di 968 vittime. Una lieve contrazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dovuta alla riduzione degli incidenti mortali in itinere. Edilizia, attività manufatturiere tra i settori più a rischio, così come, secondo i dati, la categoria dei lavoratori stranieri. Una categoria fragile, precisa l'osservatorio Vega, in cui spesso manca un'adeguata formazione sulla sicurezza. Un'inversione di tendenza si nota poi nel numero complessivo di infortuni professionali. In Molise 1637 denunce tra gennaio e novembre 2023, in calo rispetto allo stesso periodo del 2022. Un trend in linea con l'andamento nazionale, ma è d'obbligo sottolineare come a pesare su questa contrazione sia anche la quasi totale scomparsa dalle statistiche degli infortuni connessi al Covid.